Monsignore, qual è la situazione dal punto di vista dei beni culturali ed ecclesiastici e cosa si può fare? La situazione è tragica. Non abbiamo una sola chiesa utilizzabile in tutta la città di Norcia, in tutti i paesi limitrofi. Ognuna di queste chiese porta con sé una storia di arte e di fede. Dunque è un grande patrimonio artistico che è gravemente minacciato, quando non definitivamente distrutto, spero di no, e nello stesso tempo è un patrimonio di fede che racconta la storia di queste popolazioni. Che cosa si può fare? È difficile dirlo, noi ci affidiamo agli esperti, a quanti con competenza e responsabilità stanno adesso portando avanti innanzitutto il recupero dei beni culturali. E poi si parla certamente di messa in sicurezza, di restauro, di custodia, di restituzione di questi stessi beni ai luoghi di provenienza. È chiaro che sarà un'impresa lunga e difficile, ma confidiamo che si possa fare con successo. Per la comunità colpita invece la diocesi cosa può fare? Noi da tempo stiamo assicurando una presenza, innanzitutto la presenza dei sacerdoti qui, parroci della zona, che non hanno abbandonato il loro paese e la loro gente fin dal primo momento della scorsa del mese di agosto. Come diocesi stiamo tentando di accompagnare attraverso i volontari della Caritas e tante altre persone di buona volontà questo tempo, che è un tempo di fragilità, di incertezza, di paura, che richiede fortezza, richiede speranza e dunque ecco la presenza di tanti volontari della Caritas, di tante altre persone accanto alla gente del luogo, proprio per aiutarla e sostenerla nel suo rimanere nei luoghi di vita e nel guardare con fiducia, anche se con difficoltà, ma guardare con fiducia al futuro. Monsignore, questa è casa sua dopo 14 anni trascorsi alla guida dell'Arcidiocesi. Qual è il suo messaggio alla comunità dopo un momento così difficile? Coraggio. Norcia ha nell'anima la capacità di riavviare il percorso. È stato fatto tante volte nei secoli, credo che si possa rifare anche ora. Naturalmente ognuno deve fare il suo, bisogna che le autorità politiche diano il sostegno di legge, che le autorità religiose, come sta facendo questo splendido arcivescovo, dia coraggio alla gente e dopodiché si va avanti. Uno dopo l'altro ci si mette in fila e la Gerusalemme del cielo è ancora lontana. Ricordatevi però che le mura della città di San Benedetto sono fatte così, mettendo in pratica il 21esimo e 22esimo capitolo dell'Apocalisse. Questa è stata pensata come la città munita innanzitutto della fede, il resto si aggiusta.